Forse le mamme sorridono pensando al tempo in cui i ragazzini urlavano quando dovevano fare il bagno. Per avere una guida alla piscina del Foro Italico, ci siamo rivolti alla campionessa Anna Benek. Ci ha aiutato volentieri, così si allena anche lei. Vuol fare la telecronista. In questo momento si stanno svolgendo gli allenamenti dei centri cani, ai quali partecipano tutti i bambini dai 7 ai 12 anni che amano il nuoto. Sono seguiti dall'allenatore federale Unici e da due istruttori. L'allenamento invernale per gli atleti è determinante per quanto riguarda i risultati futuri. E come si allenano questi bambini? Si allenano anche i grandi campioni. Da questi stessi centri sono uscite Rasini, Pacifici, Marcellini, Sergio De Gregorio e molti altri. Come ti chiami? Santoli Giovanna. Da quanto tempo è che frequenti i centri d'addestramento? Circa 2 anni. Che stile fai? Rana. Andate a scuola? Sì, sì. Cosa vi piace più, nuotare o studiare? Beh, studiare. E te? Nuotare. Ecco, Sergio De Gregorio a stile libero e Tony Corsi a dorso. A che punto è la vostra preparazione? Beh, per ora siamo agli inizi. Beh, io spero di intensificare verso marzo. E sperate molto per andare a Tokyo? Beh, ho sentito dire che sarà molto difficile, penso che pretenderanno un ottimo tempo intorno ai 2:16. Luciana Marcellini, quante ore al giorno dedichi al nuoto? Due. Tutto al nuoto? No, anche alla ginnastica, ma comunque in questo periodo facciamo solo nuoto. Il tuo stile? Rana. Cristina Pacifici, il tuo stile? Stile libero. Paola Saini, dimmi, hai un'alimentazione particolare? Generalmente no, mangio quello che voglio, quando voglio. Escluso in trasferta che siamo sotto medici portati dalla federazione e da dirigenti e allora abbiamo una dieta speciale. Tuo stile, inutile dirlo? Stile libero. Ecco Daniela Benek. Dimmi Daniela, per te è importante l'influenza di un allenatore? Sì, indubbiamente è il più importante di tutto perché basta certe volte un sorriso, una parola che ci tira sul morale. Il stile? Stile libero. Tutte sognano Tokyo, il loro traguardo. Intanto sperano di battere i primati di Anna Benek. La campionessa si è ritirata portando con sé un mucchietto di record. Chi ci riesce è brava e bisognerà che molte ci riescano se vogliono andare a Tokyo.